Questi ragazzi sono gli Habanero Channel. Oggi pare che non abbiano nulla da raccontare, ma se vi state chiedendo chi sia questo nuovo fanciullo, vi informo che spetta a me lo sporco compito di schiarirvi le idee. Ma per questa storia dobbiamo fare un passo indietro. Era un serenissimo giorno di primavera ed i ragazzi erano assorti nelle riprese, quando ad un tratto Longo accusa di una particolare urgenza. Curiosità. Dovete sapere che in caso di necessità, Longo può passare da 0 a 100 km orari in poco meno del tempo che io sto impiegando per dire questa bugia. Ma torniamo alla storia. Il nostro ragazzo si imbatté in una singolare figura dallo sguardo curioso. Dopo un lungo scambio di sguardi e intese, Longo decise di prendersene cura. Gli Habanero scoprirono che Pirro non sapeva fare nulla, si limitava ad esistere, osservando il mondo intorno a sé, assorto in una frenesia che non lo entusiasmava affatto. La fonte della sua felicità è l'ora di pranzo, fondata rigorosamente su un piatto di pasta al sugo. Spesso, nel suo esistere, prende decisioni avventate, imitando i comportamenti degli individui attorno a sé. Ritiene di poter entrare in empatia con essi. Lo osserviamo quindi in azione nei suoi primi tentativi di interazione con altri esseri umani. Vi chiederete anche voi se in questa maniera tutto possa sempre andare nel verso giusto. Ebbene sì, è stato provato che un sorriso ben sfoderato fa sempre la sua parte. Ma se esso fosse mal interpretato? Gli è stato dunque insegnato l'uso della parola per poter rimediare a tali lacune. Scusa! Adesso si pone in maniera cordiale e formale verso ogni individuo. Scusa! Ancora molto da imparare nelle interazioni sociali, ma non smette mai di praticare. Scusa! Il nuovo trio è dunque andato a chiedere per l'Interland milanese un'opinione sul nuovo acquisto. Questo è il risultato delle interviste. Come ultimamente i tesorani ne parlo tantissimo, ed è una cosa veramente pericolosa e che sta terrorizzando tutta l'Italia, cosa ne pensate del Pirro? Sembra una cosa di molto volgare, però non so cosa sia. Forse il Pirro secondo te è una cosa volgare? Sì. Ok. Pirro? No, no, qualcosa di storico tipo. No, non è vero. Sembra il nome di un piatto o di una razza di carne. Veda, tipo un senso di piriforme. È una cosa importante. Grave non sapere cos'è il piriforme. Mi forma rotto. Può far star male. Ebbene ragazze, Pirro sono io. È fantastico. Fantastico. Ragazzi, va pure. Non è male! Perdonate la volgarità, ma sono io! Il protagonista della storia adesso è istruito, è pronto per una delle più grandi sfide della sua vita. Oggi è un grande giorno. Finalmente Pirro potrà intraprendere il cammino con noi, ma non prima di un rito di iniziazione. Perché ovviamente noi cosa abbiamo fatto come primo video? Dicetecelo. Vediamo che lo dico. Esattamente, è proprio questo quello che intendevo. Noi abbiamo iniziato mangiando Habanero. Purtroppo non è il periodo per mangiare Habanero, non si trova in giro. Quindi questo. Vado a vedere. Mangerò proprio questo. Ok. 3, 2, 1. Vai Pirro. Masticalo. Tutto il giorno mastica. Tutto il giorno mastica. Masticare, masticare, masticare. Mastica. Com'è? Pirro, vai di un Pirro, altro. Vai di un altro, Pirro, che non ci fidiamo, Pirro. Addio. Oh. Dai un altro Pirro. Vai un altro Pirro. Guarda. Grande Pirro. Guardate qua. Sei commosso, Pirro. Allora, descrivici. Dove lo senti il piccato? Sulla lingua, sulle gengive, sulle labbra? Sulla vita. Allora direi che la prova è stata superata. Complimenti, signor Pirrone. Grazie.
Lei è dentro. Lei è dentro, lei è dei nostri. Ragazzi, io ho in mente di fare una, di dire una cosa. Di mandarci un video dove voi vi mangiate un peperoncino. Hashtag io so compirlo, lo scriviamo qua sotto. Così almeno ve lo ricordate, ci mandate o sulla pagina Facebook come video dei messaggi, o su Twitter, o su Instagram. E nel prossimo video carichiamo i video più belli. Vedo le vene delle tempie che si stanno gonfiando, stanno portando... Goku! Era quel piccolo di Junior. Ok, allora, adesso che sono ufficialmente dentro, via con l'intro. Che però è un outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il palato mi sta morendo, no? Devo per forza fare qualcosa perché...